Manuela Castellina, che già... Buongiorno, complimenti anche. Grazie. Bravi tutti, bravo te Carlo. Allora, intanto ti chiedevo, io noto una certa appunto malinconia di fondo, per cui proprio perché rispecchi a quello che è adesso il paese, o perché tu quando l'hai girato ti sentivi così, anche se poi l'hai scritto prima. E poi è un po' banale, però ti chiedo come mai hai voluto Laura Chiatti Mora. Grazie. Ah, pensavo mai voluto Laura Chiatti. Allora no, allora, sapete che io Laura Chiatti l'ho incontrata per la prima volta 2 anni fa a Sorrento, alle giornate professionali. Ci siamo visti. Io gli ho detto, Laura, prima o poi dobbiamo fare un film insieme. E lei mi ha fatto, ah, magari. Dico, io credo molto in te, dico, non è soltanto una questione di viso, credo che tu abbia un bel temperamento. Lo facciamo? Lei ha fatto così, io ho fatto così, ho chiamato un mio amico, spacca. Io ti chiamo, dico, tramite, perché lei era in contatto con la Warner Bros. Infatti Paolo Ferrari ci ha fatto poi da 3 riunioni, una sera sono venuti a cena a casa mia e abbiamo fatto questo patto di fare il film. Ho fatto... E lui aveva anche il dubbio che io potessi non accettare, capite? No. La sua grandezza è anche questa. Ma no, no. Io l'ho voluta Castana perché volevo una ragazza dalla porta accanto. Tanto Laura non c'è niente da fare, gli metti pure in testa un gatto, è sempre bellissima. Anche con un fiammifero riesce a illuminarla. Il direttore della fotografia entra in un orgasmo meraviglioso quando devi illuminare Laura. L'ho voluta Castana, anche se lei giustamente dice di sentirsi bionda, e la capisco, però a me piace Castana, mi piaceva Castana in questo ruolo perché la sentivo più vicina, non la sentivo come l'oggetto del desiderio femme fatale, la sentivo ugualmente molto bella, molto... ragazza che turba evidentemente anche un paio di volte questo sacerdote, però vengono fuori meglio gli occhi, non lo so, mi piaceva vederla proprio più accanto a me, ecco, e quel colore secondo me l'avvicinava a una vita quotidiana di tutti i giorni, non la metteva un pochino sul altarino in qualche modo, perché lei ha un viso veramente molto particolare, però la cosa importante è che Laura è stata una grandissima scoperta, nel senso che io avevo intuito che aveva un grande carattere, un grande temperamento, però ho incontrato sul set una ragazza veramente molto, molto umile, piena di positività, che devo dire ha seguito questo lavoro con tanta professionalità e sono contento di essere suo amico e mi auguro, chi lo sa, domani di poter ritornare, ma anche con loro, perché questo cast è stato fatto bene. Io sono felice di aver avuto una persona come Marco Giallini, perché è la prima volta che fa un ruolo veramente comico, lui che ha sempre fatto film tipo L'odore della notte, film in cui era bravissimo, però ci tenevo perché ha dei tempi che mi hanno lasciato veramente sbalordito. Io ogni tanto quando faceva delle cose rimanevo così. Lavorare con Anna, che ve lo dico a fare, è una delle nostre migliori attrici teatrali, insieme con Angela, ha una sua autorevolezza, ha una proprietà di tempi recitativi così fantastici che anzi ti devi preparare molto bene quando hai un duetto con lei, perché non... beh no, è così, insomma, non è che io sono sempre il numero uno, certe volte mi incontro con dei numeri uno che francamente la sera devi studiare bene la partita a tennis, perché non devi essere all'altezza. Angela è stata sublime, c'è quel pezzo finale che credo che sia girato poi in una condizione mia psicologica, non so nemmeno io come l'ho fatto, però alla fine ero talmente stremato che mi è venuta bene, perché tra la clinica con bollettini che arrivavano così, lei poverina mi vedeva, dice ma questo come reciterà, alla fine io ho fatto proprio quello che ero veramente in quel momento, forse mi è venuta così bene perché l'ho sfiancato, e lei è stata veramente fantastica, perché ha messo del surreale, è stato veramente... E Sergio, che devo dire, Sergio è un uomo di grande esperienza, è un uomo amabile, un attore molto serio, molto meticoloso, una memoria di ferro, perché poi quando si cerca un attore insomma maturo, la vecchio, portata... dillo. No, beh, ma te sei preso una bella moglie che è Olga Balan, quindi... No, devo dire che anzi mi ricordava a me certe cose di dizione che mi dimenticavo, quindi ogni tanto mi davo qualche lezione di dizione. Quindi se è riuscito bene, ti dico, il merito è del gruppo che ho creato, ma anche di tutto quello che loro hanno dato a me. E questa è
questa velata malinconia, io lo dico, però un sacco bello non aveva una velata malinconia, Bianco Rosso e Verdone ce l'aveva, Boro d'Acqua ce l'aveva, non c'è un film mio dove non c'è, io cerco sempre un pochino di stemperarla, ma mi viene spontanea, perché forse mi appartiene, anzi no, mi appartiene, non ci posso far niente. Se Stefano Reggiani mi ha chiamato melancomico una volta in un articolo, lo sapete, probabilmente una ragione c'è, ma mi ci ha fatto anche riflettere, pensare molto. Marco Spagnoli. Sì, Carlo, ciao, buongiorno. Io volevo chiederti, volevo chiedere anche una cosa a Laura, questo però è uno dei tuoi film comunque più ispirati.